io invece ho scoperto che in Engie l'attenzione e la soddisfazione del cliente è veramente elevata a livello strategico, no? Come nostro. Quasi prioritario a quello che è il discorso della vita. Ci puoi raccontare come questa vostra peculiarità si trasferisce poi nei progetti di competenza del negozio? Sì, corretto, assolutamente, diciamo che punta molto alla gestione del cliente. Per me è fondamentale differenziarsi in questo senso, anche noi un po' come Credem, siamo tra diciamo, i più grandi sul mercato, quindi dobbiamo differenziarci in altro modo. Uno dei modi in cui dobbiamo differenziarci è la qualità del cliente. Gli investimenti diciamo, che facciamo vanno proprio in questa direzione. Sia per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico, dove comunque cerchiamo di investire in tutto quello che sono le nuove tecnologie, quindi le piattaforme migliori che vengono messe in produzione, noi cerchiamo di accaparrarcelo per servire il cliente al meglio. E poi anche per quanto riguarda poi tutta la parte di gestione dei nostri BPO, quindi i nostri partner che lavorano con noi, per chi non lo sapesse, come Energy, noi abbiamo gli organismi di carriera che ci obbliga a mantenere degli standard a livello di servizio elevati, noi cerchiamo di fare ancora meglio, quindi adesso un livello di servizio di almeno 85%. Noi superiamo cercando di sconti percentuali questo livello di servizio perché vogliamo offrire appunto al nostro cliente una risposta immediata, comunque tempi di attesa molto brevi e come tanti in sala sapranno, questo è un costo, quindi sicuramente un certo tipo di servizio. Vediamo un certo tipo di costi che però noi vogliamo investire volentieri. Ok, ok, l'attenzione al cliente, quindi partendo da quella, poi quello significa anche disegnare un customer journey, no? Particolare per i vostri clienti. Ci puoi raccontare meglio come nella migrazione da una soluzione on-premise alla soluzione cloud? Qual è stato l'approccio che avete tenuto e come l'avete sviluppato? Sì, anche noi eravamo già clienti di Genesis, venivamo appunto dalla soluzione on-premise e siamo partiti da un'opportunità. L'opportunità era quella di migliorare il servizio che avevamo, soprattutto dato la gestione front-end, quindi le nostre persone che gestivano i clienti. Erano troppo impegnate a lavorare su tutte le piattaforme e questo sicuramente non li focalizzava sulle informazioni che davano, sull'assistenza che davano, sulla vendita che facevano ai clienti. Quindi il nostro obiettivo era provare a farli lavorare su un'unica piattaforma. E quindi abbiamo diciamo, reindirizzato tutto il nostro modello di gestione dei canali partendo dall'integrazione nativa tra Google Cloud e Salesforce. Su questo abbiamo appunto ricostruito tutto il nostro modello di gestione dei canali. Quindi adesso i nostri operatori lavorano su un'unica piattaforma, multicanale, quindi qualsiasi tipo di contatto arrivi viene gestito allo stesso modo, sulla stessa piattaforma, quindi un risparmio di tempo importante per le persone che gestiscono appunto i contatti dei clienti, un dispendio di energie decisamente minore, perché comunque si concentrano praticamente solo esclusivamente sul tipo di informazioni che devono dare al cliente e sulle informazioni che devono prendere dal cliente, senza più concentrarsi sulla parte invece di faccio un pezzo da una parte, poi un altro pezzo dall'altra, cambio schermata, cambio piattaforma, questo sicuramente non era ideale. Inoltre questo ci ha permesso di concentrarci su una serie di sviluppi tecnologici che prima erano un po' limitati, nel senso che siamo riusciti a introdurre un voicebot che ai clienti piace molto, è un esempio molto simile a quello che ha fatto prima Credem. Noi abbiamo anche noi tolto tutto quello che è la parte di VAR, che ai clienti non piace, digita 1, digita 2, digita 3, e perde tutto nei meandri di fare menu che non servono, ma adesso abbiamo un voicebot che riconosce circa 100 intenti. Questo al cliente costa molto perché il cliente si limita a comunicare quella che è la sua esigenza e la sua esigenza viene stradata poi sulla cosa più corretta, sul fattore più corretto, per migliorare appunto il suo bisogno. In più questo ci ha permesso anche diciamo, l'adozione di questa integrazione multicanale, ci ha permesso anche l'adozione di un chatbot, dove prima
avevamo un po' di difficoltà nella gestione appunto dei canali digitali, oggi invece l'introduzione di un chatbot sicuramente ci permette di ottimizzare tutta quella che è la gestione, che sempre di più i clienti ci chiedono, quindi accelerare i touch point diversi da quello che è già nel telefono. Ok, quindi mi dicevi adozione di artificial intelligence, voi siete partiti con voicebot e chatbot. Ci puoi raccontare un po' di più qual è il percorso che avete fatto nell'adozione di queste tecnologie, da quale siete partiti e quali risultati state sperimentando? Allora, sì, siamo partiti, come dicevo prima, da un voicebot che appunto riconosce questi intenti su strada il cliente sulla cosa più corretta, però questo è stato solo un primo step. È stato un primo step perché il nostro obiettivo è quello di migliorare questo voicebot. Proprio oggi è tantissimo questo voicebot al cliente, perché il cliente chiama, il cliente viene passato all'operatore, molte volte addirittura si dice operatore, viene passato all'operatore. Bellissimo per il cliente, noi vorremmo portare una serie di soluzioni in più, che vadano sia in ottica, diciamo, di migliorare il servizio offerto al cliente e anche di dare una serie di informazioni in più al cliente. Quindi che cosa vorremmo introdurre? Vorremmo introdurre una serie di contenuti informativi, quindi permettere al cliente di avere una serie di informazioni che oggi non avrebbe fino a quando non arrivano a parlare con l'operatore. Quindi dargli prima una serie di informazioni, quindi una serie di documenti che magari si devono dotare prima di parlare con l'operatore. E poi introdurre tutta quella parte di self-service che oggi tanti clienti ci chiedono. Quindi il cliente magari ci contatta telefonicamente, ma potenzialmente se scopre di poter fare una cosa senza aspettare l'operatore e potersela fare da solo, magari in quella chiamata o nelle prossime, proverà a farlo. E questa è una cosa che stiamo riscontrando tanto con il nostro chatbot. Da marzo abbiamo introdotto un chatbot sui nostri canali digitali WhatsApp e Facebook Messenger con l'aiuto appunto del team di Sergio di Alstel ci hanno aiutato in questo percorso tutto appunto su base di Google Cloud e stiamo ottenendo dei risultati veramente eccezionali perché anche qua siamo partiti da un'opportunità. Non gestivamo al meglio questo canale, i canali venivano gestiti esclusivamente con operatori che quindi rispondevano manualmente a tutte le richieste che arrivavano sui canali digitali. Questo ovviamente portava dei tempi di risposta molto lunghi, è vero che sono canali con data sintoni, ma impiegavamo circa 24 ore in media per rispondere a una chat WhatsApp o Facebook, che non è di certo il tempo di gestione che si aspetta il cliente nel 2024. L'introduzione di questo chatbot ha permesso di portare una serie di contenuti in self-service che il cliente utilizza e utilizza volentieri. Oggi questi contenuti in self-service vengono utilizzati da circa il 70% dei contatti che riceviamo, quindi si può ben immaginare una percentuale importante di volumi, un contenimento di costi importanti, ma secondo me anche una soddisfazione del cliente di gestire questo tipo di contatto in maniera stessa. Questo non vuol dire togliere la possibilità poi di contattare direttamente l'operatore, perché comunque tutti gli scenari in senso portano comunque la possibilità di scegliere anche se andare con l'operatore e quindi il cliente ha la possibilità appunto di scegliere in maniera autonoma. Questo tipo di scenario ci ha permesso di passare dalle 24 ore di cui parlavo prima a una gestione di circa 4 ore a contatto medio. 4 ore sembreranno tante su WhatsApp, ma in realtà queste 4 ore conteggiano anche i tempi di chiusura del servizio. Quindi se andiamo al netto, diciamo che rispondiamo in circa mezz'ora ad ogni contatto che riceviamo. Quindi sicuramente un cambio decisamente importante, infatti i clienti ci stanno riconoscendo come customer satisfaction superiore al 96%. Beh, sono bei numeri. Una cosa che ti volevo chiedere è questa. So che voi avete lavorato anche su tutto un tema di orchestration, no? Di cercare di individuare e di agire in termini di routing su categorie specifiche di clienti, segmentare i clienti in un certo modo. Ci racconti un po' meglio questo aspetto, diciamo, legato al giorno, all'orchestration, quindi state lavorando. Sì,
siamo partiti, diciamo, da tutto quello che è l'integrazione relativa al riconoscimento tra Agency Cloud e Salesforce per organizzare un modello appunto di clusterizzazione dei nostri clienti e segmentarli in base a diversi scenari che poi non sono importanti, partendo da quelli più importanti che sono legati al ciclo di vita del cliente, che sono abbastanza fissi, che fanno anche per noi fondamentale segmentare quei clienti nuovi, quindi i clienti che entrano nel mondo Engie, che sono nel mondo Engie da poco, perché poi sono quelli che ci contattano più e più spesso, e quindi riconoscerli subito e fare esperte e assistenze personalizzate per loro. Insieme a questo, diciamo, stiamo sviluppando anche tutta la parte legata invece alle esigenze un po' più di business, quindi cluster un po' più flessibili, che possano essere modificate secondo appunto le esigenze del momento, del mercato, degli sviluppi che ci sono a livello di esperte, quindi quello che è importante lato business. Questo sicuramente appunto ci sta permettendo, ci permetterà sempre di più di offrire ai clienti dei contenuti personalizzati, che sono quelli che il cliente si aspetta, sia a livello di assistenza, a livello di vendita. Molto interessante. Una domanda invece per te, Sergio. Assistant BDF è il sistema integrato che ha aiutato in tutto questo percorso, no? Ci racconti un attimo in che modo poi voi avete tradotto queste esigenze in tecnologia e quali sono stati anche i challenge attraverso cui questo progetto è andato prima di essere un progetto di successo? Diciamo, avere clienti come Engie che credono nella customer experience o nella sfida del partner è anche più importante, perché la visione è molto sentita, molto molto più. E infatti il progetto di migrazione di cloud è portato su cloud di Engie, di e-commerce, che è stata molto personalizzata, che già rendono per status. E diciamo, la sfida è stata quella di mantenere le status, quindi processi che funzionavano, avendo uno sguardo sul futuro, su quella che è l'evoluzione, senza avere quindi un peso sul passato, ma utilizzando tutta l'esperienza per migliorare tutti i processi, integrandoli tutti, avendo oggi nel mondo di CC sulla cloud, ovviamente la voce, SMS, email, WhatsApp, Facebook Messenger, chat, voice, digital bot, tutto integrato con Salesforce, con tutta una serie di aspetti da considerare. Si parlava prima di lavoro, quindi per esempio tutta la parte reportistica, l'integrazione necessaria con la reportistica, tutta la questione del portafoglio, tutta una serie di integrazioni con Postgres, integrazioni varie, si può immaginare come può essere un progetto che si è concluso di tutti i KPI che aveva prefigurato all'interno di quel che non ci conosco le realtà periodi di cui si parla, di senza contatti di poter chiudere, spegnere quella che è la vecchia tecnologia, accendere la nuova macchina e essere pronti per un nuovo studio. Quindi quello che fa tante sfide, diciamo, la collaborazione tra noi e tutti i secondi, quindi in più, la parte di insomma la parte di un approccio già che parlava anche prima, un approccio che permette di essere flessibile, cioè durante il progetto abbiamo introdotto le funzionalità che era stata rilasciata dalle due settimane prima da Genesis, perché c'è una roba molto veloce, questo ci ha consentito appunto di essere flessibili anche nell'implementazione. Il digital bot di cui si parlava prima è stato veramente realizzato in tempi normali, ormai sul cloud, ma un po' mi sarebbero stati veramente irraggiungibili. Quindi diciamo che la piattaforma anche se l'integrato c'è un passo tecnologico che aiuta molto, perché avere una piattaforma che permette di tradurre quelle che sono tutte le esigenze aiuta tanto, sicuramente. Quello che si dice adesso già si fa tanto, la domanda ci sarà per la risposta da sicuramente tutta la parte di un'idea e tutta la parte di questa un po' di tutto più zero di evoluzione verso quello che è il futuro della customer experience,
riuscito ad avere un fatto in termini di noi, siamo riusciti ad accompagnare la gente in questo percorso, che è una sfida anche per il fatto. No, mi fa piacere questo che voi nel progetto avete collaborato con il team di Fabio, col team dei nostri servizi professionali, cioè avete messo su una squadra da Champions League, diciamo così, no? Si è lavorato molto, un'altra parola che si usa molto è sinergia. C'è stata molta sinergia appunto di tutti i team e spesso di progetto, questo è stato uno delle chiavi di successo. No, mi ha spoilerato la domanda che io adesso ho per Fabio. Come vedete il futuro della CX in generale, ma nel vostro settore e per la vostra azienda? Sì, allora, diciamo che nel settore energetico oggi è davvero complesso andare a differenziarsi sul prodotto, perché comunque tutti i maggiori operatori hanno una gamma di prodotti davvero completa. Andare a differenziare sul prodotto è molto complesso. Enzi poi ha scelto volontariamente di non fare la guerra di prezzi con gli altri operatori, perché comunque non siamo un operatore low cost, quindi non è neanche quella la direzione per lo più corretta da seguire. Sicuramente vogliamo continuare a differenziarsi invece sulla parte di gestione del cliente, esperienza offerta al cliente, quindi la immaginiamo. Immaginiamo il futuro con continui investimenti in ambito tecnologico. Appunto, come diceva Sergio, la parte di intelligenza artificiale collegata a tutti quelli che sono i nostri touch point attuali, quindi l'evoluzione del voicebot, l'evoluzione del chatbot, questi per noi saranno sicuramente fondamentali e ci portano sempre di più poi a una gestione sempre più spinta della personalizzazione del servizio, quindi abbiamo bisogno di conoscere sempre di più i nostri clienti per offrire un'assistenza dedicata, personalizzata, che poi porti in conseguenza a una vendita personalizzata e dedicata che abbiamo visto essere molto più pagante di una vendita generica personalizzata. Quindi sicuramente gli investimenti in ambito tecnologico e di sviluppo sono quello che ci aspettiamo per il futuro.